di quanto intercorso tra le parti, onde evitare dubbi sulle passate gestioni, perché normalmente nel mondo dello sport è capitato parecchio, ho verificato, ma ci sono delle cose che non funzionano, per cui lascio stare. Ma normalmente queste cose accadono, no, nell'arco di 15-20 giorni, non di 4 mesi. Ecco, adesso qual è la situazione? Perché appunto se Ruggeri non dovesse mettere i soldi, la società appunto rischia di finire, di chiudere tra 25 giorni, a meno che non ci sia l'ingresso di questo partner arabo. Beh, le soluzioni sono molto semplici. Ruggeri ha confermato ai giocatori che riceve avuto un colloquio con Vermiglio e con Zlatan che prossima settimana farà i pagamenti, quindi effettuerà i pagamenti. Guido Molinarori davanti a tutto il mondo chiederà scusa a lui per aver dubitato delle sue possibilità e capacità, si dimetterà ed sarà tranquillo perché la città avrà quel bacio necessario per fare bella figura. Se ciò non dovesse accadere, io sto seguendo a pari passo il discorso con cui abbiamo parlato e andiamo avanti. Il peggiore dell'ipotesi, leggermente nel fondo arabo arriva, effettivamente sono saltato fuori qualcuno nell'ultimo mese, il problema ci è arrivato con la prosecuzione. La storia parla di tanti bonifici che poi non sono mai stati versati. Io oggi ho voluto dimostrare che i bonifici non sono stati scritti solo su un'email, ma nonché scritti anche su SMS e con tanto di copie di bonifico e con messaggi tranquillizzanti, quindi è la prova che non c'è stato nessun fraintendimento sui conti della società, ed è per questo che volevo chiaramente che Dario Ruggeri probabilmente avrà delle email raccomandate o delle lettere che avrà spedito a qualcuno in cui chiedeva dati, però noi abbiamo dimostrato che gli abbiamo dato tutta la documentazione e che il suo ufficio ha detto ok, va tutto bene, e quindi sono scuse un po' bambinesche queste. È preoccupato? Eh? È preoccupato? Io sono preoccupato da 2 mesi. Ho cercato sempre anche con lui di far buon viso a cattivo gioco, perché so che alzare i toni molte volte dai la possibilità all'altro di scappare, e quindi questo non è la classica elite tra soci, questo non c'entra niente, questo è un problema che uno non ha mantenuto gli impegni verso la propria città, è una cosa molto diversa. Qui il rapporto con i soci non è neanche partito, no? Quindi il problema che lui vuole acquisire il 51, il 100%, non c'è nessunissimo problema, perché ribadisco, l'inizio della stagione era questa, mi sembrava vera sta ipotesi qua, sapevamo che molte volte tutti aggiungono qualche zero a qualche realtà, ma non pensavamo a un caso del genere che c'ha del grottesco. E si siete tradito, preso in giro, truffato, cosa che gli dispiace di più questa storia, questa vicenda, a livello anche personale, ma non solo. No, a livello personale sono abbastanza avvezzo nella mia storia, quindi anche nel mondo dello sport. Cioè, mi dispiace perché non mi è mai capitato un caso dove una possibilità teoricamente così concreta venisse presentata a tutte le autorità, cioè in maniera così espressa, senza mai neanche un dubbio, senza niente, e poi prendere in giro la città. Cioè, uno sembra dire, ma tu vai nella fega città. Io oggi avrei tutte le possibilità da dire buonanotte a tutti, cavolo, tu qua c'è la maggioranza, amministratore delegato, io non faccio più niente, tutti devono andare da lui, e quindi qualsiasi anche problema penale, legale, eccetera, eccetera, con tutta questa documentazione, io sono tranquillo, ma questo non mi basta. Cioè, io voglio che se ci sarà un colpevole, che questo paghi almeno moralmente o umanamente nei confronti dei suoi concittadini, o paghi penalmente se ci sarà un reato penale, altrimenti ribadisco, io sono disposto a chiedere le scuse per tutto. In questi 2 mesi